Misto cui risulta pertanto iscritta. Comunico che in data odierna, ai sensi dell'articolo 20 della legge 21 luglio 2016 numero 145, la Presidente della Camera e il Presidente del Senato hanno chiamato a far parte del Comitato parlamentare della Sicurezza e della Repubblica rispettivamente il deputato Ettore Rosato e il senatore Paolo Romani. Comunico che la Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e sui illeciti ambientali ad esse correlate la deputata Chiara Braga in sostituzione della deputata Michela Rostan, dimissionaria. Vi sono alcune richieste intanto per richiamo al regolamento. Cominciamo dall'onorevole Tonine. Colleghi, però vi prego. Colleghi, vi pregherei di uscire. Attenda, onorevole Toninelli. Colleghi, vi. Colleghi. Colleghi, vorrei se fosse possibile proseguire la seduta, atteso che voi avete terminato, noi dobbiamo andare avanti e se ce lo fate fare vi saremo grati. Onorevole Toninelli, prego. Sì, la ringrazio Presidente. Volevo lasciare agli atti in quest'Aula che oggi la Boldrini, per permettere ai signori onorevoli di scappare a casa stasera portandosi in tasca i 40 o 50 giorni di ferie, ha fatto una scelta organizzativa dei lavori dell'Assemblea, dell'Aula e del Parlamento in generale scandalosa. E molto brevemente, l'avremmo voluto dire un richiamo al regolamento. Alle 13 di oggi è arrivata dalla Presidente la convocazione per una giunta del regolamento delle 14.30, cioè un'ora e mezza dopo. Il sottoscritto ha detto abbia pazienza. Lei, ai sensi dell'articolo 8 e 23 del regolamento, che ovviamente Boldrini non conosce per nulla, ha il compito di organizzare. No, guardi, onorevole Toninelli, si fermi, ascolti, io la sto facendo parlare. Lei non può dire che la Presidente della Camera. No, no, io la lascio finire. Onorevole Toninelli, mi deve ascoltare. Io la lascio finire, ma lei deve ascoltare me. Lei non può dire che la Presidente della Camera non conosce il regolamento. Perfetto, questa è la sua opinione. Bene. Vada avanti e concluda. Presidente, erano convocate le commissioni, al che il sottoscritto insieme ad altri di tutte le opposizioni ha fatto presente che l'affare costituzionale aveva un importante provvedimento da votare e la richiesta ufficiale è stata quella di spostare la sera, cioè adesso, o domani mattina la convocazione di giunta. Ebbene, Boldrini ha deciso di convocare la Presidente della Camera, prego, lei dice la chiama Presidente, di convocare ugualmente la giunta, di fare una votazione su un argomento fondamentale che è l'unico piccolo potere che quest'Aula ha lasciato alle opposizioni, che sono gli atti di sindacato ispettivo. Boldrini ha fatto votare all'unanimità, alla sola maggioranza, la tagliola.